Buongiorno cari amici elettronauti, è da un po' che non facciamo capolino nel mio garage, ma dovete sapere che ho fatto andare in pensione il wall connector di Tesla per fare spazio ad una nuova colonnina molto più smart. Oggi vi parlerò di lei, ma anche di come installare una colonnina nel vostro garage, sia che si tratti di un condominio che di una casa singola. Ma prima vi chiedo, non siete interessati a saperne di più? Vi siete già iscritti al canale? Beh, se non l'avete ancora fatto, tenete in considerazione questa possibilità, ne sarei veramente molto felice. Prima di tutto dovete sapere che per le nuove costruzioni che superano le 10 unità abitative è obbligatoria la predisposizione dell'impianto elettrico e la eventuale posa delle colonnine. Se l'immobile non è destinato ad usi residenziali, invece è obbligatoria nel caso in cui la superficie sia maggiore di 500 metri quadri. Nel caso invece di una costruzione già avviata, come nel mio caso, per installare una colonnina di ricarica occorre chiedere il permesso in assemblea condominiale e, raggiunto il quorum, l'assemblea può decidere di dare o meno il permesso, anche contribuendo all'innovazione, facendo rientrare nelle spese comuni anche la posa della colonnina. In ogni caso, anche se l'assemblea desse risposta negativa, il condomino singolo potrà comunque installare la colonnina a sue spese, purché non danneggi la proprietà comunale, non alteri la sicurezza ed il decoro dell'immobile e non ostacoli altri comproprietari nell'uso delle parti comuni. Detto questo, nessuno, ripeto nessuno, vi potrà dire di no. Se rispettate queste semplici regole, la potete installare. Se avete un garage, poi la cosa è chiaramente molto più facile. Ok, ma quanto costa una colonnina? Beh, la colonnina generalmente, a parte alcune eccezioni, parte da circa 900 euro fino ad arrivare anche a superare i 2000. Tanto, direte voi, beh, dipende. Pagare una colonnina 22 kW con doppia presa a 2000 euro, secondo me, non è molto. Comunque, diciamo che in una casa normale potrete installarne una con una potenza di 7,4 in monofase o trifase e lì i costi variano da 900 a 1300 euro. Ma quella che vedremo noi oggi costa meno. Ah, e dimenticavo, l'auto elettrica è considerata come un elettrodomestico, quindi non dovrete fare nessuna richiesta particolare in comune per poter installare la colonnina. Ve lo dico perché non è la prima volta che mi viene chiesto. Ah, e altra cosa che mi chiedete spesso è questa: la presa, sì, perché ce ne sono parecchie, c'è la tipo 1, la tipo 2, la CHAdeMO, la CCS, la CCS2 Combo. Vabbè, ovviamente non vi serve essere ingegneri e sapere a memoria queste cose, sappiate che la vostra auto al 99% ha una CCS2 Combo che unisce la CCS alla Type 2, che adesso vediamo. La CCS2 Combo, che è questa qui tutta insieme, sarà utilizzata alle colonnine fast perché caricherà in corrente continua, mentre per le ricariche lente, vedi quelle di casa, si utilizzerà solo la parte superiore, che è quindi la Type 2. E una cosa fondamentale però che dovete sapere è che per installare una colonnina ci vogliono delle accortezze particolari, perché in base alla potenza scelta potrebbero essere necessarie delle modifiche all'impianto elettrico. Ad esempio, nel caso di colonnine a muro come questa, la norma dice che bisogna avere necessariamente una protezione, quindi un differenziale nominale in intervento non superiore a 30 mA e almeno di tipo A. Comunque ragazzi, le norme sono in continuo aggiornamento, quindi non prendete tutto esattamente alla lettera, mi raccomando, perché magari oggi è così, domani chissà. Inoltre, il vostro impianto deve essere dimensionato correttamente. La sezione dei cavi deve essere adeguata. Qui si parla di 6 mm quadrati per i 32 A, ad esempio. Quindi capite che non è un lavoretto che potete fare voi in fai da te, perché oltretutto avete anche bisogno della certificazione dell'installatore. E detto questo, ragazzi, sempre meglio informare un elettricista di quello che si vuole fare, così da sapere esattamente costi e procedure. Quest'oggi vi parlerò solo di costi di colonnine, perché quantificare il costo dell'elettricista non è possibile purtroppo, perché varia da impianto ad impianto. E la lunga premessa di oggi, ragazzi, mi sembrava giusto farla, perché parliamo di, insomma, di cose molto particolari. Quindi parliamo di cosa sono andato io ad installare nel mio garage, per darvi un po' un'idea di cosa potete trovare sul mercato. A basso costo, ma ad altissimo rendimento e soprattutto made in Italy. Ci tengo molto a dirvi, ragazzi, che seguo il progetto da praticamente più di un anno, quasi due. Il suo ideatore e sviluppatore mi ha contattato per farmi provare il software un anno e mezzo fa, dicendomi che aveva in sviluppo una colonnina con relativo controllo remoto. E tutta la parte software e hardware è stata creata insieme, contemporaneamente. È un po' come Apple, che si è fatta il suo processore e ha scritto il software conoscendolo perfettamente.
Questo cosa permette in soldoni? Beh, permette di essere super veloci nel fare le modifiche e assicura la piena compatibilità tra le varie stazioni ed il software, sia in utilizzo aziendale che privato. Un esempio? Beh, quando ho collegato per la prima volta la mia Tesla, ho notato che per tirar fuori il cavo avrei dovuto andare a tappare sul telefono. Bene, ho telefonato a Giorgio e dopo un giorno o due ha rilasciato un aggiornamento che tramite il triplo clic sul pulsante andava automaticamente a staccare il cavo e quindi la macchina rilasciava il cavo automaticamente. Il mio aiuto quindi gli è servito. Ah, e se ve lo state chiedendo, la colonnina è anche compatibile con l'aumento gratuito della potenza durante la notte di Arera e addirittura il sistema può aumentare o diminuire la potenza ad orari prestabiliti. Quindi eccola qui ragazzi, questa è Charge Split Wallbox Domus che va da monofase a 7,4 fino a 22 in trifase. Ovviamente poi ci sono tutte le varianti di mezzo, monofase, 11 OCPP, di call to grid, eccetera eccetera. Può essere installata internamente o anche all'aperto tramite un palo e un adattatore. Ma partiamo dal contenuto della scatola, dove troviamo la piccola wallbox precablata, che tra l'altro ha delle dimensioni veramente piccole, 200x200x65, con già i cavi in uscita ed è di colore bianco o antracite. Poi abbiamo anche il supporto per il muro e una sonda per il load balancing. E a dispetto delle dimensioni compatte e un design minimale, è l'unica sul mercato ad integrare ed offrire di serie la funzione di load balancing, come vi dicevo prima, e il rilevamento del consumo casalingo e il sensore della temperatura interno per prevenire surriscaldamenti. Cioè ragazzi, c'è un sacco di roba. E poi riguardo ai materiali si nota una grande qualità ed attenzione, ad esempio i passacavi sono tutti fatti di metallo, quando invece gli altri usano la plasticaccia. Così come il pulsante RGB anteriore, sempre in metallo, ed infine il cavo è lungo ben 5 metri ed è ad alta flessibilità, eppure leggero. Altra cosa poi da tenere in considerazione è la disponibilità di connessione sia in Wi-Fi che in Bluetooth e un display molto utile OLED da 2,4 pollici con le informazioni in tempo reale. La configurazione ragazzi non ve la faccio vedere perché è veramente facilissima, basta scansionare il codice QR code che è sul lato della wallbox e l'app si imposta automaticamente. Ma veniamo appunto alla parte software, che probabilmente è la parte più interessante e possiamo anche uscire dal garage. Una cosa che vi posso dire dell'applicazione, da programmatore quale sono, è che è stata fatta specificamente per semplificarvi la vita, senza troppi menu o troppi voci, ed è stata lasciata graficamente basica, appositamente perché è pensata per essere utilizzata sia dal gnarello di 12 anni che dal vecchio di 87. È nativa sia per iOS che per Android e sono supportati anche i tablet e ci permette di gestire remotamente una o più stazioni anche con tecnologie miste. Vedete, qui troviamo il voltaggio caricato, il consumo istantaneo di casa, si può impostare la potenza con questa rotellina che va da 6 fino a 32 A e oltre a ciò è possibile anche mettere in pausa, ripartire, cosa che altre colonnine non fanno. E questa lo fa oltretutto in maniera molto intelligente perché abbassa gradualmente la potenza piuttosto che staccare subito dai 32 A a zero, perché possono anche generare problemi queste cose e magari poi la colonnina dopo tante volte che lo fate si rompe. Questa invece no, ha talmente tanti sistemi di sicurezza che ragazzi... Poi si può bloccare per non farla usare ad altri, si può schedulare la ricarica, eccetera, eccetera. Ah, e se collegata al Wi-Fi vengono attivate automaticamente anche tutte le funzioni di reportistica e analisi dei costi e del consumo casalingo in tempo reale. Perché basta inserire il costo medio del kilowattora che avete a casa e a tutto il resto ci pensa lei. Ecco, come dicevo, tutto il software è stato scritto dalla stessa azienda che produce e assembla i componenti e si aggiorna tutto over the air. Riceverete una notifica di aggiornamento sul cellulare e poi, collegatosi alla colonnina, va che brucia tutto. Ci sono poi anche altre versioni, non solo casalinghe, diciamo, anche aziendali, per esempio, funzionanti con tessere
auto e diversi utenti, perfetto sia per aziende che per hotel, in abbinamento al software di gestione via web che è sempre scritto da loro. E oltretutto è possibile anche collegarla ad un sensore di parcheggio che ne rileva l'occupazione. Insomma ragazzi, questa colonnina è veramente super 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 completa. Sono sicuro che vorrete sapere il prezzo a questo punto, ma non ve lo dico perché ho in serbo per voi un'altra chicca pazzesca che nessun'altra colonnina ha, ossia la limitazione di ricarica a kilowattora. Sì, parlando con Giorgio, il suo creatore, come dicevo prima, proprio la scorsa settimana gli ho chiesto se fosse possibile andare a limitare la carica per un tot di kilowattora. Questo per salvaguardare quelle auto che al momento non hanno ancora un limite di ricarica. Sapete benissimo, ragazzi, che per salvaguardare la batteria è meglio tenerla tra il 20 e l'80 o il 90%. Ecco, ci sono alcune vetture, ad esempio la 500e o anche la Peugeot i208, che non permettono di limitare la ricarica e quindi se lasciate collegate la batteria viene riempita sempre fino al 100%, cosa ovviamente sconsigliabile e da fare solo in caso di lunghi viaggi. Giorgio si è subito messo all'opera per inserire questa operazione e in poche settimane abbiamo ricevuto l'aggiornamento over the air. Ragazzi, diciamo che questa app è stata scritta anche un pochino da me, quindi anch'io mi sento un pochino parte del team. Oltretutto ragazzi, questa colonnina si interfaccerà anche presto con i pannelli solari. Cosa vuol dire? Che si potrà attivare una funzione che legge l'energia prodotta dai pannelli solari e la riversa automaticamente nell'auto. Figo, no? Ma quindi quanto costa questa diavoleria tecnologica? Vi ricordate che vi avevo detto che i prezzi per le colonnine media partivano dai 900 euro? Ecco, Charge Split Domus invece costa 779 euro. E quella cifra comprende tutto: Wi-Fi, Bluetooth, la scheda, la sonda, il load balancing, il supporto a muro, le statistiche, l'app, tutto. Tutto, 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 e può arrivare fino a 32 ampere. Ed è fantastico ragazzi, ed è fantastico anche che ci sono 30 euro di sconto per i miei follower oltre all'espedizione gratuita. Il codice è sempre lo stesso, Matteo Valenza, e lo trovate sia in descrizione che qui in sovraimpressione. Ragazzi, se dire se è la prima volta che acquistate un'auto elettrica o una colonnina, io Matteo Valenza, l'ambasciatore dell'elettrico, vi do ufficialmente il benvenuto nel club esclusivo degli elettronauti. Non dimenticate quindi di iscrivervi al canale e di farmi sapere cosa ne pensate qui sotto, e intanto io vado, ciao!